Buondì fioi, buonditoso, buonasera fioi, buonasera tose, dipende da che ora guarderai sto video. Come andiamo? Spero bene. Ciao a tutti, io sono Stene, da Treviso, con furore, senza topi, senza calabroni, ma con... Ben ritrovati su Stene Channel e bentornati su Stene Live in versione estate, anche se sono palesemente on demand. Prima di cominciare questa breve trasmissione, allora... Innanzitutto, nessun atto di sboroneria. Se ho questo sfondo, semplicemente è per omaggiare il 90esimo minuto che oggi compie 50 anni. Per chi ha piacere, può andare a vedere il video che ho registrato questa mattina proprio in onore della mitica trasmissione calcistica realizzata da Paolo Valenti. E un grande, grosso abbraccione, un ti voglio bene a Damianone Longhi, nazionale e internazionale, che oggi compie gli anni. Bene. Detto questo, clamoroso quello che è successo oggi in Serie C, per cui questo video lo condividerò sul gruppo Serie Chat Girone B, per cui c'è Marco Cocri, Ricomo Selle, tutti i ragazzi e ragazze della community, grigliatori, mi raccomando un bel like sulla pagina Tana Giallo Blu di Enrico Morselli, un mi piace su Serie Chat Girone B, gruppo pubblico, mentre invito tutti gli amici e i tifosi delle squadre che sono state inserite nel girone B a iscriversi nella community privata, sempre serie chat girone B. Dicevo, risultati clamorosi. Se ci fosse ancora in vita Paolo Valenti e ci fosse ancora il Totocalcio di una volta, direbbe quest'oggi la schedina regalerà miliardi ai fortunati vincitori. Perché, dai, ammettiamolo, nessuno avrebbe pensato che le tre favorite, San Benedettese, Triestina e Padova, steccassero alla prima di campionato e secondo me la più clamorosa, non me ne voglia nessuno, è quella proprio della Triestina che ha perso in casa contro il debuttante Matelica. Ma andiamo con ordine. Allora, Carpi San Benedettese 2-0, meritata la vittoria della squadra di Mister Pocheschi che oggettivamente non ruba nulla di fronte a una San Benedettese un pochino scarica, per cui grande gioia sicuramente da parte dei carpigiani, ma sicuramente di Stefano Forghieri che starà sicuramente festeggiando nella sua maison. Io poi ho seguito proprio con attenzione sia Padova Imolese che Triestina Matelica e devo dire che mi sono fatto due idee completamente differenti. Per quel che concerne il Padova, io penso che i biancoscudati abbiano pagato la disattenzione al 35esimo che ha visto andare in gol Lombardi per l'Imolese, perché dal mio punto di vista una squadra strutturata, esperta come quella di Mandorlini, non può assolutamente concedere a un giocatore dell'Imolese una sgroppata praticamente di 40 metri, che se poi andate a rivedere bene l'azione, addirittura quando la palla è uscita dalla difesa dell'Imolese è stata portata avanti fino a metà campo da un altro giocatore che adesso non ricordo il nome, e poi è stato servito Lombardi che ha fatto tutta la bella sgroppata fino ad arrivare al limite dell'area, avere il tempo di mirare, poi ha fatto anche una gran conclusione. Quindi questo secondo me è stato l'errore principale del Padova, che poi di fronte ad una squadra ben organizzata come quella di Mister Cevoli non è riuscito a raddrizzare la partita. Però, almeno ci ha provato fino in fondo, bisogna dire la verità, a differenza invece della Triestina. Una Triestina che non me ne voglia nessuno, l'ho vista estremamente spenta, probabilmente paga, fatta a Potenza, dove tra l'altro in Coppa Italia hanno vinto, però quest'oggi niente da fare, un Matelica. Ma non direi assolutamente sfrontato, un Matelica che ha giocato a calcio, tra l'altro gli uomini di Colavito attaccavano in 5 e difendevano in 5, ha veramente sovrastato a livello fisico la compagine di Mister Gautieri. È andata poi tra l'altro il Matelica in vantaggio immediatamente con De Santis, ha rischiato di bissare il vantaggio più volte, sprecando un calcio di rigore con Leonetti e poi verso la fine della prima frazione ha nuovamente rischiato di mettere il pallone alle spalle di Offredi, ovviamente rischiato tra virgolette per la Triestina di mettere il pallone alle spalle di Offredi. Poi nella ripresa mi aspettavo una reazione un po' più convinta da parte dell'Alabarda, che non c'è stata. Una squadra estremamente lenta che ha nel suo direttore d'orchestra Rodi un grande interprete, ma però che
lo vedo col freno a mano tirato e quindi di conseguenza tutti i suoi compagni ne risentono perché il ritmo non si alza, di fronte poi alla freschezza di questo Matelica probabilmente la squadra ospite è andata a nozze vista la condizione di gioco che si stava creando all'interno del campo. Granoce, che non lo scopro di sicuro io, non è mai stato servito in maniera insomma congeniale per quel che riguarda l'attaccante principe della Triestina, e quindi secondo me si riassume qui questo 0-1 che comunque vede trionfare un Matelica che è arrivato a Trieste con il coltello tra i denti. Ho sentito a fine partita la conferenza stampa di mister Colavito e devo dire la verità che mi ha stupito, perché praticamente ha dichiarato che avevano tanto da perdere, che loro non erano la vittima designata per quel che riguardava la partita di quest'oggi, e mai così sarà, perché ha detto: noi abbiamo veramente trasferte lunghe, abbiamo fatto 16 ore di pullman tutta la settimana a prepararci per affrontare questa partita e poi non abbiamo nulla da perdere. Col cavolo, abbiamo tutto da perdere, ed è questo che ho trasmesso ai ragazzi. Devo dire la verità, complimenti mister, ci è riuscito, perché oggi il Matelica ha veramente giocato con una maturità che non mi aspettavo da una debuttante, e ribadisco, a differenza della partita che c'è stata tra Padova e Molese, Triestina Matelica ha veramente evidenziato la situazione scialba, ok, la situazione proprio così sciatta della Triestina di oggi. Poi, per carità, le cose cambieranno sicuramente, siamo solo alla prima giornata, mi sembra inutile sia da una parte che dall'altra fare delle contestazioni proprio così al debutto, assolutamente no. Siamo ancora, secondo me, su una fase di rodaggio, dobbiamo secondo me aspettare qualche giornata per vedere effettivamente i veri valori che ci sono all'interno del torneo di Serie C per quel che concerne il girone B. È chiaro che sono delle partenze così diciamo un po' a handicap, però ribadisco, siamo alla prima giornata, inutile adesso puntare il dito a destra e a manca o su e giù, è secondo me fuori luogo. Adesso la Triestina ha anche tra l'altro la possibilità di riscattarsi immediatamente, martedì a Monza in Coppa Italia, poi c'è una partita che penso si prepari da sola tranquillamente perché è quella contro il Cesena, quindi sicuramente ci sarà il modo di rifarsi sia per la squadra alla Bardata e anche per quella patavina e per quella ovviamente san benedettese del mitico presidente Domenico. Prima di concludere, così due parole su questo Matelica: si affacciava per la prima volta tra i professionisti questa piccola realtà ubicata in provincia di Macerata, si è presentata nel migliore dei modi in questo nuovo torneo, in questo nuovo impegno che li vede, come dicevo, per la prima volta in Serie C. Un grande complimento a questa nuova realtà che quest'oggi con pieno merito porta a casa 3 punti d'oro che con tutta probabilità comunque torneranno comodi per la lotta salvezza. Di sicuro la compagine matelicana, spero si dica così, non scorderà questo 27 settembre 2020, perché insomma il battesimo nei professionisti condito da una vittoria di platino in un teatro calcistico come il Rocco di Trieste penso che sia una cartolina unica nel suo genere che rimarrà bella impressa così nel cuore e nella mente di tutti coloro che amano il Matelica. Bene ragazzi, direi che il video si può concludere tranquillamente qui, per cui cosa dirvi? Che ve voglio bene, se vediamo al prossimo video, alla prossima live o la prossima puntata di Stene Live in versione estate, anche se sarà palesemente on demand. Ciao a tutti!